Mi sbagliavo, di Emilia. Desiderava parlarmi? Annuisco e rimango in silenzio. Prima di chiedere questo colloquio ho riflettuto a lungo, ho combattuto per giorni contro l'impulso di stare zitta. Poi ho deciso di parlare. So che devo esporre i fatti nel modo più pacato possibile ed evitare di lasciarmi sopraffare dalla rabbia. Tamburella con la stilografica sulla scrivania. Io deglutisco, le parole non vogliono uscire, bloccate in gola in un groviglio dal sapore acido. Se si tratta di un aumento di stipendio, l'avverto che il budget di quest'anno è già stato assegnato. Scuoto la testa e infilo le mani sotto le cosce per nascondere il tremore che le agita. Prendo un respiro profondo e finalmente, spinte dalla rabbia a lungo compressa, le parole escono di getto. Le sputo una dopo l'altra, senza pause, con una voce che stento a riconoscere come mia. Il suo sguardo, quel suo modo di fissarmi che mi fa sentire nuda, quei minuti interminabili quando mi chiama nel suo ufficio con la scusa di discutere una pratica e poi fa apprezzamenti sul mio corpo. Le sue richieste di faldoni da recuperare dall'ultimo ripiano della libreria con l'unico scopo di osservarmi sedere. Quel tu che usa solo per prendersi delle libertà. Ora che l'ho detto, mi sento svuotata, la mia voce si spezza. Mi fissa negli occhi, inarca le sopracciglia, un lieve sorriso sulle labbra. Tutto qui? Nulla di grave, mi sembra. Sensazioni, battute, qualche complimento. Spalanco gli occhi. Il tremore delle mani si espande a tutto il corpo. No. Non sono cose da nulla se mi provocano malessere.